Ciao amiche, buon pomeriggio, buon sabato! Come va? Come state? Spero tutto bene. Oggi ho questa piccola novità, ma prima di... cioè non lo so se è una novità, spero di sì. Io ci tenevo tanto ad averne uno e provarlo, ma prima di tutto il saluto della nostra dolcissima regista! Ciao a tutti. Finalmente ne ho trovato uno, vero? Eh sì, È un infatti. pochino che lo cerco. Praticamente prima ho visto mille colori su Amazon. Poi ho detto, ma perché li devo comprare tutti quando ho visto il prezzo? Amiche, 22 euro, 24, 18, Tanto. 14. E che cos'è? Al rialzo, al ribasso? Cosa Non stiamo sapevi più qual giocando? era il prezzo giusto? No, cosa stiamo giocando in borsa con in borsetta? Con i rossetti, con i gloss, con le tinte, labbra, ma io non lo so, ma che cos'è? Tutti questi prezzi completamente diversi tra di loro. Allora non ero convinta. Amiche, quando mi sono convinta in questi giorni di volere il rosso, sono andata su Amazon, guardato i rossi, la foto. E ho detto, boh, mi piace questo, che si chiama French, no? No, Le Rouge, no, French era quello rosa. E io ho detto, Le Rouge Paris, il 420. A vedere dalla foto mi sembrava così velluttato, Ah, era così proprio questo il bello. colore? E non l'ho Che? provato, non lo so. No, no, ma intendo quello che vedevi su Amazon che non era disponibile. Sì! Ah, Perché amiche, ok. ne ho trovato uno al Tigotà vicino a casa e io estasiata, felice, contenta. Perché su Amazon, dico la sincera verità, c'erano 1800 colori, ma io mi ero fissata su questa tonalità di rosso perché mi sembrava vellutato, Sì, dalla, no? fo dalla foto, Dalla poi si vedrà foto. adesso. Adesso lo mettiamo invece ed è rosso pomodoro. Speriamo Speriamo. di no, Rosso dai. tamattica per le amiche sarde, rosso pomodoro, amiche. Fuori il rosso non mi dice niente. Se sentite... Non penso che si Non si senta. sente, secondo Forse me potrebbe sentirsi. leggermente. È l'umidificatore che va a palla qua perché io sono tutta, sempre tutta chiusa e d'inverno facilmente mi si seccano tutte le vie respiratorie. Allora, umidificatore, amica manetta, per cercare di migliorare un po' la situazione, tisane, tè caldi, tutto quello che si può fare. Per io sono proprio soggetta e... Diciamo che sono nel posto giusto perché qua non fa freddo, no? Sì. Eh sì, in montagna, amiche, si sta benissimo, un'aria splendida, consiglio a tutti la montagna, però è freschetto, ecco, e io Abbastanza. che mi ammalo tanto facilmente, così. Quindi ho deciso di comprarlo, ma lo volevo subito e soprattutto su Amazon c'era questo colore qua disponibile. A 14 euro più 12 euro di spese di spedizione. Eh sì, quindi ho detto. E poi arrivava da tipo Gennaio 2027, arrivava tra tanti giorni da Gino Pino, che non so chi sia, non era Amazon, spedizione Amazon, ma sì, magazzino venduto e spedito da Amazon. No, era Gino Pino, facciamo un esempio, non lo so, non mi ricordo come si chiamasse il venditore. E ho detto Gino no. Pino. Gino Pino lo chiamiamo con nome di fantasia, Rossi Rosso, che ne so. E io ho una brutta esperienza perché quando è venduto e spedito da venditori singoli, a me non mi arriva, o mi arriva rotto, o si perde, o tanti sciu. E allora, cioè, che ne O arriva so, dopo un o mese. arriva dopo 160 anni, fa il giro di tutto il globo, allora me lo deve spedire dal paese di fianco, ma in realtà va prima in California. Poi passa da UK, Poi va in Giappone, poi va poi in torna di qua. Giappone, poi torna di qua rotto. E Sì. allora ho detto, proviamo a vedere al Tigotà. E sì, effettivamente al Tigotà c'erano solo quattro colori, selezionati, amiche. Fortuna. C'era un arancione, brutto come il peccato mortale. Beh, era brutto forte quell'arancione. Poi c'era un colore mattone che era strano. È un fucsia e questo è uno di questi, solo uno, il tester più Era il questo. tuo. E ho detto no, è destino, quanto costa? 18. Oh, che dolore, perché certi costavano certi colori anche 8 euro su Amazon, però questo non c'era, se no con la spesa di spedizione altissima. Con lui sotto 18, un rene e faccio un conto a prezzo pieno. Amiche, lì ce l'avevano a 22,90, mi pare a prezzo pieno, Tanto. mi pare.
che mi abbia detto che prezzo pieno 24 addirittura, però ce l'avevano a 22,90 e lo scontavano a 18 e qualcosa, mi pare 18,90. A me, per essere un prodotto di L'Oreal, non se ne abbia male il brand, ma mi sa tanto, ma costano da tanto Ma così. forse perché è una tinta labbra, boh, non Dici? so. Anch'io ho pensato che forse magari è buono, magari E dura. Se mi secca infatti. le labbra mi metto a piangere, te lo dico. Perché comunque 18,90 euro, cioè siamo quasi. Perché comunque uno di alta marca costerà 40 euro? 32? No, 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 meno, secondo 30. me 32. Quello là, ah no, ma quello bello di Dior con i glitter costa 45. Quindi sì, 18. Dici, non hai glitter, Non hai non è glitter. di una marca chissà Un quanto. po' meno, sì, diciamo luxury. Sì. Sì, però allora non è molto 18, perché se quell'altro costa 45, Cioè, è proporzionato. ragionando amiche, allora io direi che lo proviamo insieme e vediamo un po' com'è. Infatti sono appositamente senza rossetto, con un trucco io qua allo specchio, diciamo abbastanza nude che si presta, no? Sì. Bella la pettinatura, vi piace amiche? Oggi capelli, tocca a dire pulitissimi, li ho tirati su con la coda, no amiche? Lo stress, lo stress. Quindi ho messo tipo un po' di, come si chiama? L'olio per capelli ristrutturante. Poi ho detto registriamo. E dopo, quando ho finito di registrare, amiche, tanto siamo in confidenza, vado a lavare i capelli. Tanto è così, è bello così. Quando si è in confidenza si può dire tutto. Allora, sapete che la cosa che mi piace di più è aprire le confezioni nuove, vero? Avete Sì, la capito? cosa proprio che adori più di tutte. Sì, un nervoso aprire le confezioni. Tra l'altro, io ho le unghie vere. Ah, questo si apre facile. Ah! Sì, ho le unghie vere con lo smalto quello Ubiluscetti, cioè una passata, che lo guardi e si toglie. Infatti, amiche, oggi ho pulito. È sabato, sono a casa, ho pulito mille cose e questo è il risultato. Lo smalto sbicchiato, sbicchiato, bruttissimo. Da rifare, quindi adesso anche sotto la doccia ovviamente mi si toglie, a meno che io non metta il top coat sopra, che allora me lo fissa e 2 o 3 giorni mi dura, come quello verde che era bruttissimo e mi è durato 3 giorni. Perché hai messo Il sopra il tipo top top coat di coat. Catrice, quello con i brillantini, quello ti fissa anche l'anima e non si toglieva. Quindi qua invece non ho top coat, è solo uno smalto di pupa, pagato 4 euro, mi pare sì, o un profumerio Altigottà, comunque sì, quelli boccetta vecchia. 4, sì, 4 euro, 4,50 euro, una passata sola così, però mi dura un giorno massimo due, poi è da togliere. Se poi a casa mi metto tipo, io mi metto i guanti, però probabilmente mentre faccio le cose dentro, col calore, così mi si lessano un po', secondo me. E poi comunque, anche Un se ho po' il comunque si guanto, rovina. sì, perché tocco così per pulire, magari lavare, che ne so, o vestiti a mano, o lavi i bagni, i pavimenti. Amiche, voi li fate mestieri a casa? Io ovviamente me li faccio io, non ho nessuno che me li fa. A volte devo dire, bravissima, la regista mi dà una manina, se ha voglia. Se gli impegni glielo consentono. Sì. Però è giusto, cioè io li faccio volentieri, solo che non riesco in settimana a fare tutto. Allora ho la giornata dedicata e voi direte, a te stessa? No, le pulizie di casa. Allora io ho una giornata che di solito è la domenica, in cui mi dedico totalmente. E voi direte, a fare una cosa che ti piace? No, alla lavatrice. Io e la lavatrice, siamo io e lei, Tu sì. e lei. Io e la lavatrice, a volte l'asciugatrice, però non ci metto tutto nell'asciugatrice perché ho paura che mi rovina certe cose. Ah, oggi ho la giacchetta che mi ricorda mio nonno, mica mio nonno ne aveva una uguale. Infatti quando l'ho presa, quando l'ho comprata dal Rinascimento, l'ho vista e gli ho proprio detto, oia. La giacca di mio nonno. E lei mi fa, non ti piace? Sì, mi piace, mi ricorda mio nonno. E allora l'ho presa, mi piace, e poi mi piace anche che mi venga in mente lui, mio nonno paterno, che non c'è più, amiche. Però io li volevo bene tantissimo, ovviamente, come sì, la maggior parte di noi ha i propri nonni, però quando me la metto, poi mi fa, sì, tutto il giorno un po' di malinconia perché mi viene in mente più e più volte. E sì, praticamente quando siamo piccoli oppure ragazzini li abbiamo ancora e non ci accorgiamo di quanto bello è. Poi da grandi, a tutte le età, ci mancano.
fatemi sapere voi come, sì, affrontate questo ricordo, oppure se siete fortunati e li avete ancora, andate ad abbracciarli e dateli un bacio grande anche da parte mia a tutti i nonni, no? Mm. Perché è un bene prezioso, è il bene dell'umanità, è il welfare dell'Italia, dicono. Okay. Perché ci fanno risparmiare, ci aiutano con i bambini. E quindi noi anche mandiamo un bacio ai nonni, insomma, che abbiamo sì. ancora. No, cioè, non miei, però la regista, grazie a Dio, ce li ha. E gli vogliamo un sacco di bene. Un bacio ai nonni, no? Sì, e quindi amiche, se vi va nei commenti, ma solo se vi va, in generale così, voi cosa ne pensate di questo argomento? Forse è un po' un argomento delicato, ecco, se non ve la sentite, mettete magari solo l'emoji della nonnina o del nonnino. Proviamo? Vai. E se no, a me piace tanto chiacchierare, mi dilungo. Se hanno sbagliato dentro di un altro colore, mi parte un nervoso, amiche. È storto? No, è dritto. Non puzza, perché io lì non l'ho annusato, mi sembrava male. Io mi ricordo, non so se mi ricordo male, ma che altri che avevamo preso di L'Oreal, non tinte labbra, ma che tipo un po' avevano un odore un po'... A volte qualcuno puzzecchia, non se ne abbia male il brand, però dipende, a volte infatti mi è successo, prendo qualcuno puzzecchia. Allora non mi ricordavo mai. Puzzecchia appena appena, un filino. Questo no, è profumato, sa di buono, ecco. Speriamo anche il gusto. Direi che me lo piazzo. Allora, io avevo lo specchio qua col piede, però mi sa che me lo metto con questo. Che bello, no? Questo è uno specchio di lusso, bello, amiche. Sì. L'ho comprato in un negozio, non mi ricordo neanche in che città, una volta che mi sono... Io non mi sposto mai. Quella volta mi sono spostata e ho preso due di questi specchietti. Uno l'ho dato alla mia mamma e uno ce l'ho io. E il mio amico si è rotto subito. E io cosa ho fatto? Ci ho buttato la colla a caldo, l'ho rincollato questo e qua ho incollato. No? Ma non ti si è rotto il vetro davanti? No, mi è caduto così. Però si è rotto questo in due. Vabbè. Eh sì, e quindi niente, non ne fregava niente a nessuno di queste cose inutili, no? Ma voi siete sfortunate a volte come me? Cioè, comprate una cosa e dopo vi rimane in mano subito? Oppure no? Perché a me succede spesso. Tipo, anche mentre mi sto truccando, butto un sacco di volte magari i prodotti, un giorno mi parte il fondotinta. Un giorno vola e sentiamo un tonfo. Sì, sì, infatti. Vado? Vai, vediamo. Sapete che io non mi metto quasi mai la matita, non so se con questo ci andrebbe di obbligo, però proviamo. Tra l'altro un brufolo qua che si chiama Ginoppino, è bellissimo. Proprio sì, oggi. Adesso il nome. Sì, ed è abbinato al rossetto perché sì, esatto. Fucsia. Vediamo, dai, speriamo che sia il colore giusto. Che bello! E specialmente come era nella foto su Amazon? Direi di sì. Sì? Bene, dai. Ma che bello! Rosso! Sì, è proprio un bel rosso questo. Secondo me quello di Dior con il glitter era rosso tipo così. Sì? Che voglia che avrei... di vedere. Forse è un po' più scuro, no, non lo so. Boh. E gli altri che colori erano? Te li ricordi? Gli altri erano uno tipo nude rosato, poi ce n'era uno viola, mi sembra, sì. E forse uno arancione, no, non me lo ricordo. O erano solo tre? No, quattro. Allora l'altro sarà stato più aranciato, mi sembra. Uno era nude? Sì, uno era viola e l'altro? Aranciato? Ah, ok, allora. Cosa ne pensi? Costa tanto? Cosa, quello? Mm. Buono, cioè, di solito i rossetti di L'Oreal quanto più o meno costano meno? Secondo me sì, però non lo so. Ce lo dicono le amiche nei commenti. Sì, perché se, cioè, se prendi in considerazione quella di Dior, allora costa molto meno. Infatti. Questo rispetto a quello. Però non, cioè, non lo so, perché sono due marchi diversi, quindi... Allora... Comunque un bel colore proprio, sì. Io mica preferisco fare appena appena così. Perché secondo me con la matita... A te non piace l'effetto, no, che fa? No. È troppo... come si dice... Ti sta tipo contorno, cioè non ti piace? No, mai. Poi le prendo ogni tanto, per provare, però... Però poi va a finire preferisco che... me,
che non le usi tanto. Le ho tutte qua lunghissime, guardate, ho matite da 150 anni, tipo queste qua che avevo preso, perché mi ero presa il... Lo chiudo un attimo, se no si secca. Avevo preso dei rossettini di Dior, che i rossetti li ho usati e finiti, e mi avevano detto quando ho comprato il rossetto, una profumeria, questo addirittura forse 8 anni, 7, 8, 6 anni, una roba così, e mi avevano detto, no, ma ti do anche la matita. E io così, perché mi sembrava male dire di no. Ma io in realtà non la uso, allora, ok. Però poi la matita rimane qua, l'ho provata a usare, ecco, vedete, però non le ho mai temperate, quindi vuol dire che sì. Dovrei impegnarmi, però non lo so, non mi piace, mi sembra che mi faccia le labbra brutte. Bello comunque, sì. L'effetto ti secca? È velluto. Ti secca di... già. Vediamo. Qua è poco poco storto, forse. Poco poco. E in più, anche se dura, direi che è perfetto, no? Sì. So che non si tampona. Assolutamente. Ho fatto un disastro. No, lo do via. Che eleganza. Così. Adesso vediamo se asciuga bello. Sai che mi piace, Matt? Bello, sì. Oh, come farò quando finisce? È così bello. Adesso vediamo se si asciuga, perché ne ho ridato una zaccata di qua. Però qua... Vediamo, adesso aspetta che si asciuga bene, perché qua ancora podda. E devo restare così? No. Come con lo smalto? Puoi parlare. Beh, comunque 18 euro... Secondo me si vale comunque, dai. Sì, sì, bello. Cioè, bisogna vedere se dura, però penso di sì. Sì, ma non mi piace qua. Ecco. Adesso ce ne sarebbe un po' qua da asciugare. Secondo me l'ho messo anche abbastanza bene. Sì, no? Beh, per essere che senza la matita. Perché di solito non parlo nei video della mattina, faccio il voice over dopo, no? Quindi mi metto quello che mi devo mettere, amica, l'ombretto, il rossetto, la matita, ma zitta, senza preoccuparmi. Quindi sei anche più concentrata. Senza preoccuparmi di dover parlare, e quindi riesco anche a fare forse un pochino meglio. Qua diciamo che volevo anche parlare. No, sai che non mi dispiace? Bello, sì. Ho l'occhio mica un po' stanco oggi. Secondo me, a parte la matita, anche me lo... Forse me lo fa stanco. Non so, mi vedo l'occhio un pochino spento. Un po' rispetto agli altri giorni. Ma tipo forse, pesce all'esso, amiche. Avete presente il pesce all'esso? Oppure anche il pesce, quando andate a comprare in pescheria oppure al supermercato il pesce, e quell'occhio brutto. Brutto, sì, che dici al pescivendolo, lo guardi e gli dici, ma è fresco questo pesce, ma di quando è? Uguale, io oggi ho l'occhio così. Che se mi vede uno al banco del pesce e dice, ma è fresca l'Alex, ma è di oggi? Così uguale. Perché mi sento proprio... Ma probabilmente, amiche, è brutto dirlo, però il sabato a fare tutte le pulizie di casa... Stanchezza. Assieme. Sì, stanchezza. Infatti io, sinceramente, faccio meno fatica ad alzarmi gli altri giorni. No. Che il sabato e la domenica. Perché hai già l'idea che dovrei fare. Che mi trucco e poi... per andare al lavoro, alcuni di voi no intendo che il sabato e la domenica è già l'idea, fai più fatica perché è già l'idea devo di dover pulire. Non sono abituata a fare tante pulizie tutte lo stesso giorno, perché in settimana sì faccio qualcosina, però diciamo il necessario, non è che mi metto a lavare i pavimenti, a lavare i vetri. Sì, poi anche il tempo è quello che è, mica lo puoi fare di notte. No, infatti, però poi il sabato e la domenica si vuole fare tutto quello che si può, e magari si vuole anche avere un po' di tempo libero che non c'è mai, e quindi si condensano tutte quelle attività di pulizia, cose che si vogliono fare anche con i ragazzi a casa, e si zippano nella mia testa per cercare di farle tutte, e quindi mi stanco. E poi va a finire che il fine settimana hai mal di testa? No, a volte il mal di testa mi viene
se dormo quella mezz'oretta in più. Sì, però adesso, da quando registro il video della mattina, mi alzo pure il sabato e la domenica presto e non ho più quel problema. Dico, mi devo alzare perché ho l'impegno che devo registrare con le amiche, devo fare il video. E un'amica mi chiedeva nei commenti, scusate, un'amica mi ha chiesto a che ora mi alzo. E perché mi ha detto sì che sorgeva questa curiosità, visto che io alla fine del video dico ciao amiche, corro a lavorare, oppure il giorno che non mi ha suonato la sveglia ho detto amiche mi tocca sì truccarmi al volo, infatti ho fatto skincare in un lampo, 8 minuti di video tutti zippati, poi perché ovviamente io lo accelero un pochino perché sennò secondo me sarebbe noioso con la velocità normale, quindi lo metto accelerato a 2, non tantissimo, a 2. E mi chiedeva che, insomma, gli veniva spontanea questa curiosità e io ho risposto subito, mica nei commenti, sennò poi mi dimentico, mi alzo alle 4 di solito, 4, 4 e un quarto, magari la metto alle 4 la sveglia e poi mi rigiro, ancora 10 minuti, un quarto d'ora e faccio, mi devo alzare. Anche prima, diciamo, dell'idea di registrare il video alla mattina, non mi alzavo lo stesso tardi. Però magari leggermente dopo, sì. Sì, perché comunque ci mettevo lo stesso tempo a truccarmi io. Quindi il tempo, sì. Diciamo che ecco, essendo da sola non facevo così. Esatto. Quindi risparmiavo quello che forse alla fine saranno 5 minuti in tutto, sì, per i prodotti, no? Alla fine così. Più o meno l'orario in cui ti alzavi. Anche perché adesso mi è diventato scusate, mi sono impapperata. E sì, mi è diventato automatico che se mi trucco è pazzesco senza la telecamera, mi viene da far così. No. Sì, perché ormai ce l'ho automatico e faccio proprio al volo così, no? Perché mi piace l'effetto, poi anche negli short, che arriva il coso e faccio così con il rimbalzo. Sì, quindi... Tipo, ovviamente l'animazione di PowerPoint quando mettivo la camera. Sì, infatti. Sì, quindi è una cosa che adesso mi viene automatica e diventa sempre più veloce. È facile da fare, devo dire. Quindi anche prima non è che mi alzavo, però non avevo il tempo dell'editing e dei tagli del video. Io sono velocissima perché un'altra amica mi ha chiesto che lavoro faccio. Io l'avevo già detto nei video precedenti e anche nei commenti, ma ve lo dico perché magari ovviamente io ne metto talmente tanti di video, ne pubblico talmente tanti perché adesso siamo sempre con 2 video al giorno. Mi trovate, ci trovate, sia alle 6 del mattino che alle 15:30 del pomeriggio. E mi chiedeva appunto che lavoro faccio sono impiegata, un lavoro d'ufficio al computer e quindi diciamo che sono molto veloce alla tastiera perché ho sempre fatto quello da tantissimi anni e a scuola mi avevano insegnato, ma lo puoi imparare comunque anche da grande, a digitare a tastiera cieca, quindi io sono molto veloce anche con l'editing che a volte faccio addirittura col cellulare, ma se lo faccio a tastiera cieca sono ancora più veloce a tagliare, a fare. Perché sono... Perché ormai è diventato automatico anche quello, cioè... Sì, perché comunque sono molto, diciamo, addestrata, possiamo dire addestrata come un cane, no? Non lo so. Comunque sono abituata all'uso del PC e mi viene molto facile l'editing, invece sì, le sentivo altre content creator... che dicono che invece loro con l'editing per editare un video è anche una giornata. Una giornata o due. Io sinceramente faccio tutti i tagli delle mie tossite, perché la mattina ho tanta tosse, quindi fate conto che farò 30 tagli solo di tossite. E tutte le messe a fuoco perché mi sposto, faccio tutti i tagli, quindi farò un minimo almeno di tagli quanti sono i prodotti. A volte ho contato che uso anche 22 prodotti, quindi faccio 22 prodotti e se ho la tosse faccio almeno 20, diciamo 20-30 tagli forse di tosse, quindi un 50 tagli e in più tutto l'editing che ci va dietro. Ma io sono veloce secondo me, perché per un video che voi vedete di 15 minuti, che in realtà è un video almeno di 30 perché è in per due, ci metto il tanto più o meno del video più 10 minuti, quindi io in 40 minuti circa lo edito. E invece sento sì altre ragazze, appunto colleghe, diciamo content creator, youtuber, che ci mettono un giorno o due e quindi pubblicano uno o due video a settimana per questo motivo qua. Io invece sono, cioè, veloce. Se facessi questo, diciamo, di lavoro durante il giorno, ma io amiche vi pubblico
staccherei, non lo so, 7 video al giorno. Perché faresti in tempo, voglio dire. Sì, forse no, 7 no, no, ma 5 sì, perché sì, farei in tempo. Se il video sono tutti di mezz'ora, mezz'ora lo registro, mezz'ora lo taglio, sì, sì, con 5 ore di lavoro faccio 5 video. E li shorto anche, perché poi io sapete che li shorto tutti, che anche quello dicono sì che ci mettono del tempo, però li shorto in automatico e riesco a shortare anche 12, in 12 step. Però lo faccio in tranquillità, al volo. Sì, ma proprio, poi mi viene automatico, è una cosa sinceramente che non, non voglio dire ce l'ho nel sangue, però mi viene proprio facilissima, la faccio come un razzo missile. Ecco, se non sento la sveglia come è successo l'altro giorno, allora mi manca proprio il tempo materiale della registrazione. Là, so dolori, amiche, so dolori. Quello sì, quello sì. Però ho pensato che, diciamo, per facilitare il tutto, anche l'editing del pomeriggio, perché io a volte il pomeriggio o registro, tipo anche magari se riesco a venire tipo in pausa pranzo, però non sempre è facile, quindi penso che, perché se no io il pomeriggio lavoro, devo poi andare al lavoro, devo registrarmelo magari in anticipo il giorno prima, e ho pensato, mi provo il trucco, no? E poi registro, per esempio. Posso fare così? Per essere sicura di non mancare col video delle 15:30. Vorrei provare a far così. Tanto sì, al limite, perché tanti comunque lo registrano di domenica e poi lo fanno vedere il martedì, il giovedì, però in realtà è il video e l'hanno registrato la domenica, quindi sì, al limite io ho pensato, lo registro il lunedì e poi il tempo di sì che vada online sale il martedì, no? Schippato di un giorno. A me se riesco, se no dovrei spostare la pubblicazione e magari skipparla di 2 ore per essere sicura, 4:30, 5:30. No? Tu cosa pensi? Secondo me è meglio alle 3:30. Secondo me anche, come orario come più comodo, intendo. Subito dopo Beautiful, guardando l'Alix. No? Beh, ci stanno, Terramara, cos'è che c'è là? Non lo so, non mi ricordo. Terramara. Non so neanche io. Mi sa che c'è a Canale 5. Penso è arrivato sì. Anche l'aiuto regista. Ciao. Adesso ho sentito. Sì, quindi come orario fatemi sapere nei commenti se vi torna meglio 15:30 o 17:30 come pubblicazione del video del pomeriggio. È che io volevo tenere 15:30 perché 17:30 avrei intenzione, adesso non dico nulla, però da gennaio mi piacerebbe far uscire un'altra rubrica, però non lo so, vediamo amiche, vediamo, perché gennaio siamo verso carnevale, mi piacerebbe con tutti i giorni di gennaio registrare i make-up dedicati al carnevale, uno ogni giorno. Che sogno. Però non so effettivamente se ho il tempo materiale di registrarlo e di editarlo. Quello più che altro, sì. Che comunque, cioè, voglio dire, in un giorno ci sono 24 ore, di cui se uno riesce almeno 6 ore le dorme. Io adesso ultimamente ne sto dormendo 4. Perché? La sera. Però poi sei troppo stanca. Rispondo se riesco. Quindi figurati poi se fai anche un altro video. Lo so, infatti non lo so. Anche se sei velocissima, voglio dire, un minimo di tempo ci vuole. Sì, anche perché poi diciamo che lavorando tutto il giorno col computer ho gli occhi un po' stanchi. Dopo ti fa anche male agli occhi, magari ti bruciano. Io non porto gli occhiali. Infatti. Grazie al cielo non porto ancora gli occhiali, però non so fino a quando. Però sì, anche perché a me, io vi dico la verità, appena ho un secondo libero, guardo i commenti perché mi piace guardarli subito. Allora sì, voglio dire, comunque sempre con uno schermo davanti, insomma, non so neanche come tu faccia. No, poi anche prima di andare a dormire, dopo che faccio magari, che ne so, gli ultimi lavori anche al computer o col cellulare, alla sera, verso le 11:30, riparto a vedere un attimo sul cellulare se ci sono commenti a cui non ho risposto e cerco di rispondere. C'è un'amica che ci aveva segnalato che noi non vedevamo i commenti, i suoi commenti, e le mandiamo un bacio grandissimo. Abbiamo trovato i suoi commenti, però noi non sappiamo perché il suo commento viene sempre trattenuto da YouTube. E quindi io devo andare a cercare tra i commenti trattenuti e poi approvarlo. Io non lo so questo come mai. Adesso proverò magari a chiedere a YouTube l'assistenza, se ci dà una mano,
Però non so, io quindi ho questo impegno, diciamo, mi sono data l'appuntamento 2 volte al giorno e vado a cercare i commenti di questa amica, perché ci scrive quasi tutti i giorni. Io ti mando Non lo un bacio sapevo. grande, sì, mercoledì mi sono dimenticata di andare a vedere, le ho risposto la sera. Era lì da 15 ore il commento e non è da me. Amica, io non mi ero dimenticata di te, è che non ti vedo. Con i commenti con le altre ragazze, con le altre amiche, devo andare a cercare tra i commenti trattenuti. Non so come mai, eppure è Strano. tanto carina. Ma lei ci ha detto, praticamente io vedevo su un video un numero molto più, sì, più grande rispetto ai commenti che vedevo. E ho detto, perché non li vedo? E sono andata a curiosare tra i commenti trattenuti e ne ho trovati tanti suoi su uno stesso video. In Vabbè. cui diceva: io non so come mai, a me non mi rispondete, ma vi arrivano i miei messaggi. E tesoro mio, io non era, ti giuro, cioè per nessuna cattiveria, nessun motivo, anche perché a me fa tantissimo piacere, meglio un commento carino in più che un commento in meno. Quindi io poi quando li ho visti li ho approvati tutti. Io non sapevo perché non sono esperta, diciamo, del tool di YouTube, assolutamente, non sono una professionista e quindi non a è da poco che ricevo, sì, dei co tanti commenti, commenti carini, e quindi non ero ancora esperta, adesso un po' di più, e quindi so che devo andare a vedere anche lì dove ci sono i commenti che vengono moderati, perché magari contengono qualche parola chiave che a YouTube, non a me, a YouTube in generale non piace, e allora lo trattiene, però nei suoi commenti sono così belli, non c'è scritto nulla. E quindi non saprei dire, comunque io le mando un bacio grande tesoro e io ho questo appuntamento tutti i giorni che mi sono messa la sveglietta sul telefono e vado comunque a vedere se c'è un commento di questa amica. Mi dispiace, un giorno mi è scappato che ho spento la sveglia perché ero in call e non ho guardato. Eh sì. E appena ho un attimo, che ne so, la pausa caffè, la pausa a pranzo. La pausa caffè del pomeriggio e poi dalla sera quando ho finito di lavorare, un momento a macca, io guardo sempre perché mi piace. E niente che dire, oggi abbiamo proprio un mini mini unbox, non perché non avessimo cose che sono arrivate, perché abbiamo bustoni amiche qua da unboxare insieme Ma a perché voi pensavamo che ci volesse un di video ogni. dedicato a questo? Sì, perché comunque costa 18,90 € e volevamo darle tutto lo spazio che si merita. Per, diciamo, avere il focus e l'attenzione su questi rossetti che, devo dire, mi sto guardando nello specchio di qua, devo dire, meritano. Sì. Ah, la prova bacio, vado. Vai, Mi mi asciutto. asciutto sicuro. Si vedeva? Cioè, è appoggiato, Sì, eh? sì. Si vede che è appoggiato? Sì, si vede, Segno non ce n'è. non ce Non l'ho. ho il gatto bianco. No, raga, Perché tante, poverino. sì, tante ho visto che fanno content creator, youtuber, pigliano il gatto o il cagnolino e gli danno un bacio per far vedere che non lascia lo stampo. A me mica Ma sembra. se lascia E lo stappo, poverino. infatti è quello che ho pensato anche io. A me sembra tanto, anche se avessi il gatto bianco, non so se mi sentirei. Vabbè, Anche appunto, perché perché. proprio è bianco. Se poi lo macchio, come faccio? Come faccio poi a smacchiarlo? E se si arrabbia, mi cava un occhio. Appunto. Dopo senza non edito più. vado male, quindi Seriamente. io non ho il cane, se mi tira una morsicata sul naso mi storpia, amica, no, io non mi fiderei, amica, sono un cagazzo, non mi fiderei assolutamente a fare la prova a bacio, non so se prendere la regista e provare su di lei. Allora io direi che per oggi vi mandiamo un bacio grandissimo, sono curiosissima di sapere nei commenti se avete voglia di dirmelo, se voi avete provato Infallible di L'Oreal, dice mi sembra 24 ore, che dura 24 ore, se voi li avete provati, questi rossetti qua, queste tinte labbra, perché sono tinte labbra, Eh no? sì. Più che rossetti. Queste tinte labbra le avete già provate, se vi sono piaciute, e qual è la colorazione che avete scelto di comprare. Io ho scelto questa, e mi piace molto, proprio un rosso che mi piace, bello. Mi ha tolto un po' quella voglia del rossetto di Dior, ecco. Ci sparo un gloss Ci sopra. spari un No, po' ma di poi mi glitter, sì. boh. Io i glitter, ecco, non mi fido tanto perché ho paura Che ti ingerisci? che mi facciano male. Quindi o è un glitter alimentare anche che posso Ma hanno detto che mettere. quello di Dior, per esempio, non li perde i glitter che ce li ha, tipo, cioè non lo so, Sì, ma comunque io se se ce li ha. comunque me lo, ah, che poi lo strucco.
No. Qua. No, ma intendo io ad aggiungerli. Sì, no, ho capito, ma in teoria quei grossetti penso che hanno già i glitter, penso che siano. Sì, ma sicuri. Se li aggiungo io. Sì, no, ho capito, ma intendo. Non mi fido a prendere un ombretto con i glitter e metterlo dentro, perché poi se me li magno, amiche, so dolori. Magari seconda. Non lo so se ha delle. Perché sull'occhio, cioè, bene o male, non te li mangi, lo strucchi. A me non mi va mai l'ombretto negli occhi. Mai, 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 mai. Mai. Non mi fanno fallout. Comunque, negli occhi no. Ma se lo mangio, io non lo so. Voi. Questo è interessante. Se magari qualcuno lo sa, cioè, ci sono dei glitter che sono sicuri anche per uso, non dico alimentare, però se noi li ingeriamo, non ci fanno niente, che possiamo usare tranquillamente, che è certificato, perché se li troviamo amiche, io ho comprato i barattolini, uno di questi giorni faccio anche vedere, sono dei mini come questi, ma piccoli così, che dentro ci trasferisci il lip gloss e poi ci metti il glitter. Io li avevo presi con voglia di creare rossetti, infatti ne ho presi pochi, amiche, 80. Quante? No, 89 per la precisione, perché ho detto faccio 89 colori. Poi ho detto, ma come li faccio con l'ombretto? Mi sono detta, ma se l'ombretto è per gli occhi? Ma io mi fido a mettermelo sulle labbra. Avevo fatto qualche short, ma era solo, diciamo, goliardico, si può dire? Cioè, nel senso, per giocare, ma avevo scritto non si fa, che avevo messo tipo delle perline piccole, oppure dei glitter, però poi avevo messo la X così che non si fa, perché ne ho visti tanti che lo fanno, però secondo me non va bene. Allora io l'ho fatto, ho fatto vedere da vicino la ripresa e ho detto che secondo me non si fa. Quindi vorrei trovare qualcosa di sicuro invece che si può fare, perché io l'ombretto non mi fido, e neanche i glitter per ombretto. Se ci fosse il glitter per rossetto, ma io non li ho mai visti però. Se ci sono e voi lo sapete, se avete voglia di dirmi di che brand, io li cerco e li compro. Tutti i colori, promesso. Compro tutti i colori più uno. Ecco. C'è uno doppio, no? Ce la metto, guardate amiche, di scommessa. Se li troviamo, li compriamo, li proviamo, vediamo se sono buoni. Ecco. Sì, fatta. E questo niente, è un gioiellino. Sono contenta di averlo comprato, speriamo che non si secchi. Che duri questo. Speriamo. Tante applicazioni. Io ho intenzione proprio di portarmelo in borsa. L'unica cosa che non mi piace con i rossetti così scuri è che dentro si vede. Sì. Mi scoccia un po' questa cosa. Ma non male, penso. Tutti farà così. Cioè, hanno l'attaccatura brutta. Perché secondo me l'attaccatura brutta. Cioè, che non riesco a farlo aderire fino a dentro. Non lo so. Boh. Amiche. Niente. Mai contente. Tu vuoi aggiungere qualcosa? No? Sicura? No, sì. Non l'ho preso nude, ho preso solo questo. Magari tu lo volevi provare nude. No. No, sicura? Sì, se no lo prendiamo. No. È che non c'era. Lì erano colori strani. No, mi hai fatto bene a prendere questi, sì. Va bene. E niente, allora se tu non vuoi aggiungere nulla, io saluto, vi ringrazio per aver aperto questo video. Se siete arrivate fino a qua a vedere il video, e anche se avete rinunciato prima, capiamo. E niente, amiche, se vi va, schiacciate un bollicino e io sono super contenta, capisco che questo video vi è piaciuto. Se vi va, commentate con l'emoji del rossettino, con un cuoricino, commentandoci quello che vi è piaciuto, che rossetto, se usate questi, che tinta avete scelto come colorazione, e se vi va, con l'emoji, per esempio, del nonnino o della nonnina, parlandoci del pensiero che avete per quell'argomento, ma solo se vi va. Mica capisco che comunque è tutto delicato, ho fatto fatica, sì, fatica anch'io a parlarne, non so neanche come mi è venuto in mente, è la giacca che proprio mi mette nel mood di pensare ai nonni. E niente, io vi ringrazio come sempre. Ah, vi ricordo anche di condividere il video se vi va, perché quello è super utile, ci spara in algoritmo. Eh sì. La condivisione anche esternamente da questa piattaforma, verso gli amici che potete avere, verso magari persone a cui può interessare, per esempio questo rossetto, amiche, amici, così, ci spara un sacco in algoritmo ed è super bello per noi. Ah, e se non siete iscritti, amiche, se vi va, iscrivetevi, che l'iscrizione ovviamente è gratuita e ci rimanga a tra cosa puro. Come sempre vi mandiamo un bacio grandissimo. E ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Un bacio dalla vostra Lallix. Ciao, amiche.